Grazie Presidente. Prima ho parlato del merito e del metodo, pardon. Ora andiamo al merito. Per noi la sostanza di questo progetto di legge è rivolta tutta al terzo settore, al privato sociale, cooperative che da rosse stanno diventando sempre più bianche, agevolando così un pericoloso vantaggio del privato rispetto al pubblico, che non è necessario essere dei fini giuristi o economisti per capire che a parità di risorse incentivare prepotentemente il settore privato a discapito di quello pubblico significa appunto depauperare il settore pubblico. Questo non significa, come è stato detto dalla Vicepresidente, che il pubblico debba avere l'arroganza di fare tutto, ma sicuramente non deve essere scavalcato dal privato, che deve restare complementare, accessorio e non sostitutivo di funzioni che per noi solo e solamente il settore pubblico può garantire eque ed accessibili per tutti i cittadini. Un appunto sugli oratori. Il Partito Democratico rafforza in questa maniera la legge già emanata dal governo Berlusconi. Non neghiamo la funzione degli oratori, per carità, ma riferirsi ad una legge che sostiene solo ed esclusivamente la parte clericale che svolge questa funzione, rischiando così di escluderne eventualmente altre, ci conferma che la corrente democristiana all'interno del Partito Democratico sta avendo sempre più rilevanza e che forse il rosso di questa regione ormai è solo quello della croce nello scudo. Immagino anche il disagio che possano provare i consiglieri di Sella a far parte di questa maggioranza. Inoltre, in più passaggi si va a depauperare anche il ruolo dell'Assemblea a vantaggio di quello della Giunta, anche attraverso, ad esempio, il regime di prorogatio ad libitum dei programmi rivolti al sociale. Assemblea estromessa, come ho già detto e ribadito, anche dal percorso di confronto e audizione delle parti coinvolte. La relatrice di... Silenzio, prego. Sì, grazie per un po' di silenzio. Accomodatevi ai vostri posti, per cortesia. Consiglieri? Fate con comodo, mi raccomando. Prego. Grazie. La relatrice di maggioranza, dicevo, ha sostenuto in un suo intervento che i confronti siano stati sufficienti. Viene da pensare che abbia avuto il privilegio di assistere a confronti a cui il resto dell'Assemblea, specialmente le minoranze, da cui appunto le minoranze siano state escluse. Oppure magari che stia studiando da assessore, chi lo sa, e che conseguentemente confonde il ruolo di attuale consigliere con quello magari auspicato e futuro di componente della Giunta. In ogni caso, l'emendamento che ha istituito l'articolo 60, che poi dà il titolo anche a questa legge, identico all'articolo presente nel progetto di legge sui servizi educativi all'infanzia, è l'ennesima prova che questa maggioranza ormai funge solo da mero ratificatore della Giunta. L'unico vero articolo utile di questa legge è quello che riguarda la proprietà indivisa. Ma anche qui il PD agisce solo quando ha le spalle al muro, fingendo di non essere coinvolto nella gestione più che trentennale del mondo cooperativistico edile, connotato da una distanza siderale tra le dirigenze e i soci cooperatori. Peccato che lo stesso Partito Democratico, in primis il Presidente Bonaccini, oggi stia riproponendo e sostenendo esattamente lo stesso modello nelle cooperative di distribuzione commerciale, o forse sarebbe meglio chiamarle cooperative di distruzione commerciale, dato che stanno azzerando la concorrenza, sfruttando i lavoratori e umiliando il principio natio della cooperazione. Insomma, questo per noi è un PDL pieno di sorprese. Infatti, in mezzo a 62 articoli, frutto in larghissima parte di una ricopiatura dei testi che si dichiara di cambiare, sono nascoste delle sorprese, che per noi sono delle mine, forse per qualcun altro sono delle miniere. E in ogni caso, insomma, questo PDL è tutt'altro per noi che un mero adattamento al riordino istituzionale, come avete cercato di farci credere. È molto peggio e per questo voteremo in maniera contraria.